Siamo con Carlo Conte, direttore della Fiera di Bergamo, esattamente di Promoberg, e con lui vogliamo parlare, insomma, di quello che si sta facendo a Bergamo, alla Fiera, che è un mezzo miracolo, insomma. Sì, buongiorno a tutti, ciao. Un mezzo miracolo, dicevamo, non solo per la buona volontà degli alpini, ma per tutto quello che sta portando questa costruzione dell'ospedale. C'è stata una bellissima gara di solidarietà, tieni conto che circa, ma neanche 15 giorni fa, c'è stato detto: guarda, c'è questa possibilità di andare ad allestire un campo degli alpini. Inizialmente doveva essere un campo di quelli classici, per cui quelli di emergenza, con le tendostrutture che mettono a disposizione appunto in caso di calamità. E in effetti non doveva neanche essere un ospedale così come poi è stato costruito, perché doveva essere un ospedale polmone per alleggerire gli ospedali dopo l'emergenza Covid dei loro pazienti, quindi pazienti post-Covid prima del rientro a casa. In realtà è diventato di fatto un ospedale che gestisce anche intensiva, subintensiva e post-emergenza, per cui una struttura ospedaliera a tutti gli effetti. Una struttura che è stata progettata grazie al supporto appunto dei tecnici dell'ANA, dell'ospedale da campo, che si sono resi disponibili fin dall'inizio, per cui anche da quel punto di vista una grande disponibilità, una grande capacità operativa e una grande conoscenza anche delle problematiche. Insieme ai tecnici dell'ospedale Papa Giovanni, insieme ai tecnici della REU, insieme ai tecnici di emergency che sono stati al nostro fianco grazie alla loro grande esperienza nel trattamento di epidemie come quella dell'Ebola. Ecco, Carlo Conte è un milanese di origine ma poi lecchese di adozione, ha vissuto 10 anni a Bosisio Parini e dove risiedono tuttora le figlie. Però questo è un miracolo, questo ospedale è un miracolo tutto bergamasco, lo possiamo dire con cognizione di causa. Non è un miracolo tutto bergamasco, gran parte bergamasco, ma devo dire anche lecchese, perché dopo lo vedrete, gran parte di quello che è stato realizzato anche grazie alla disponibilità di aziende di tutta la Lombardia e non solo. In particolare il pavimento, che poi vi farò vedere. Ecco, io adesso ho cominciato a entrare nell'area espositiva, almeno lo era fino a 15 giorni fa qui. 15 giorni fa era allestita una fiera fra le più importanti che abbiamo, che poi non si è svolta perché abbiamo dato spazio a quest'altra struttura. Ecco, intanto cammino così vi faccio vedere. Grazie. Dalla parte in cui accederanno infermieri, medici, OSS, tutto il personale che poi sarà il personale sanitario dedicato alla cura dei pazienti. Qua vedete gli spogliatoi che sono stati allestiti, per cui questa è ancora zona verde, qua accedono in abiti civili, si cambiano e accedono a una seconda area dove indossano il camice blu da ospedale. Per cui da questo tratto in avanti loro indossano il camice blu. È una zona potenzialmente contaminata perché loro non hanno ancora a questo punto avuto contatto con i pazienti. Noi l'abbiamo chiamata zona gialla, per cui zona di attenzione, dove vengono indossate mascherine come quella che io adesso, se mi scusate, dovrò... Certo. E qua è una zona in cui è diritto d'accesso solo il personale sanitario. Abbiamo messo a disposizione anche il nostro ristorante, anche il ristorante è gestito da volontari, tra l'altro è gestito da D-Cook, per cui è la stessa struttura che gestisce da Vittorio, un ristorante stellato qua a Bergamo. In questi giorni abbiamo rispolverato anche Papa Giovanni. Fantastico, è il nome tutelare di tutti i bergamaschi ma anche di tutti gli italiani, il Papa Buono. Sì, è una struttura che avevamo qua presso la fiera, un artista si è reso disponibile per decorarla nuovamente e abbiamo avuto fra l'altro questa mattina il piacere della visita del Vescovo per la benedizione della nostra struttura. Continuando, i sanitari accedono a un'area ancora che è un'area intercapeggio, un'area di polmone prima di entrare nell'ospedale vero e proprio.
un ospedale che occupa 6.500 metri coperti nel padiglione B, ulteriori 3.000 metri nel padiglione A e ulteriori 1.500 metri per, di aree di servizio che sono di formazione e di deposito di materiali per l'ospedale. Io adesso sono già entrato nel padiglione Covid, chiamiamolo così. I sanitari percorrono un tunnel che li porta a un'area centrale nella quale troviamo i laboratori, le aree di vestizione e le aree di riposo fra un turno e l'altro, comunque durante la loro permanenza in questo padiglione, dove comunque hanno possibilità di svestirsi e sentirsi un po' più liberi, perché comunque indossare i PPI di protezione totale verso i pazienti è comunque impegnativo e stancante, perché sono generalmente un abbigliamento impermeabile. Quanti volontari sono arrivati e da che zone per costruire questo ospedale? Gli alpini, l'associazione ANA, ma non solo. Non solo, c'è stato un grande tantam che ha coinvolto professionalità, è il caso di dirlo, da tutta la Lombardia. Abbiamo avuto persone che arrivavano da Lodi, abbiamo avuto persone che arrivavano dai giorni di Bergamo, da Milano, dalla provincia di Monza Brianza, anche da Lecco. Sono state coinvolte in contemporanea più o meno in alcuni giorni anche 300 persone hanno lavorato in questo padiglione. Quando riusciremo a vederlo finito? Intanto il pavimento di cui ci parlavi. Questo è il pavimento che fra l'altro è stato, giusto per fare una pubblicità subliminale, omaggiato da Limonta, che conoscete bene perché e come no, nel territorio lecchese. L'ospedale è pronto. Quando potrà essere operativo? Potrà essere operativo già da subito, ma in realtà i medici prenderanno servizio presumibilmente lunedì. Adesso stanno facendo tutta la formazione, sia i medici di emergency, sia i medici del contingente russo, sia i medici volontari che si sono resi disponibili. Inizierà con due reparti. Io adesso vi faccio scorrere un po' tra le camere di degenza. Vedete le nostre spalle tecnici che stanno finendo di testare gli impianti per le opportune certificazioni di conformità. Si parla di 70 posti letto in degenza post emergenza. Vedete le camerate. Tutte le camerate sono attrezzate con ossigeno, aria compressa e pompe per il vuoto, in modo di consentire in ogni situazione la possibilità di collegare dispositivi di assistenza al respiro. Direi che è davvero un qualcosa di eccezionale. Si è parlato tanto della fiera di Milano, dove però per ora sono attivi 24 posti letto, qui è già tutto pronto, i bergamaschi, i lecchesi, insomma i lombardi di queste zone si sono superati davvero, Carlo, direi. C'è stato molto lavoro, molta partecipazione, hanno lavorato 24 ore su 24. Quelle che vedete alle mie spalle sono le aree di triage e di shocking room, dove vengono portati i pazienti appena arrivati per essere stabilizzati e poi indirizzati alle varie aree loro dedicate. Abbiamo visto le attrezzature della Gilardoni, le hai appena passate, di Mandello dell'Ario. Questi sono i moduli del contingente alpino. Questa è l'unità radiologica, vediamo se dovrebbe essere aperta. Sì. Eccola. Questa qua. Questa è un'unità di radiologia. Beh, direi una grandissima cosa. Siamo un pochino anche noi orgogliosi. Questa è la farmacia. Come vedete hanno degli scivoli, perché comunque all'interno della farmacia è area gialla, per cui tutti i farmaci vengono fatti scivolare in modo da non avere contatto con i medici e gli infermieri che indossano i dispositivi di protezione individuale dedicati alla zona rossa. Adesso io mi sto avvicinando alle stanze dedicate alla intensiva e subintensiva. Vedete già il personale di emergency che sta facendo i test sugli impianti.
Fantastico. Stiamo inserendo tutte le attrezzature, poi abbiamo anche gli infermieri del Papa Giovanni che ci hanno dato una mano fondamentale. Ecco Carlo, tu sei direttore della Promoberg, ti occupavi di fiere, di turismo, di tante altre cose e adesso ti sei riconvertito anche tu a questa emergenza, com'è da un punto di vista sia umano che professionale? Umano splendido, nel senso che a parte che conosci tutti con la mascherina, per cui è un approccio un po' diverso da quello a cui siamo abituati, però conosci delle persone che umanamente sono eccezionali, una disponibilità enorme, persone che si mettono a disposizione e che non mettono il proprio interesse prima di quello che stanno facendo. Qua tutti si sono dati una mano a prescindere dal ruolo. Questo è molto bello e molto significativo. E noi ti ringraziamo per la disponibilità, tu sei stato anche direttore della Sagra del Sagre, insomma conosci il Lecchese, noi conosciamo i bergamaschi, un augurio, una forza, un in bocca al lupo a tutti voi che state lavorando anche per noi e un grande abbraccio a tutti gli amici di Bergamo anche da Lecco FM. Grazie Carlo. Grazie a voi.